Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Dria e sono stato invitato all'UNESCO di Parigi da Isha Foundation, dai ragazzi di Isha, che ovviamente è la no profit più grande al mondo anche a livello di spiritualità gestita da Sadhguru, quindi come immagine a Sadhguru, questo yogi incredibile che come sapete benissimo seguo da una vita nel mio percorso di crescita. E ho, tra l'indecisione di andare o non andare fino all'ultimo, perché giugno è stato super intenso a livello di impegni, lavoro, sono andato a Petra, cioè in Giordania, sono andato a Milano, sono andato ovunque pieno di cose da fare, all'ultimo ho detto beh sai cosa, ne vale la pena, anche se tutto all'ultimo non so neanche se l'aereo riuscivo a prenderlo in tempo per tornare, per partire con l'altro aereo. Alla fine ho detto, vabbè, ne vale la pena, andiamo. E ne è valsa tantissimo la pena, quindi sono tornato e adesso vi faccio vedere il vlog, quindi vi lascio al semplice vlog che ho fatto della mia routine, poi arrivo lì all'aeroporto, poi arrivo a Parigi e poi vengo invitato a questa cosa qua che è un evento per lo yoga, quindi è la giornata internazionale dello yoga, era il 21 giugno. E quindi hanno invitato tutte persone importanti o influenti comunque in questo mondo ad assistere al discorso di Sadhguru, poi fare una meditazione guidata e poi mi sono fatto un bel giro per Parigi per poi tornare il giorno dopo. Tra l'altro era anche la festa della musica a Parigi, quindi c'era pienissimo di gente, ma vi lascio il mio commento alla fine di com'è andata la giornata dopo il vlog. Straight out in front of you, fingers pointing forward. Niente, in breve treno in ritardo, volo in ritardo, bus non partiva, eravamo in tantissimi sul bus, era una cosa infinita e adesso prendo la metro per andare là, no? Sono in ritardo perché alle 2 doveva iniziare ad arrivare gli ospiti, sono le 2:35 e alle 3 inizia l'evento. Il problema è che io devo ancora arrivare là. E la metro l'ho presa nella direzione sbagliata perché non si capisce nulla ed è tutto da... non si capisce niente. In the same way, life burst into existence. Our colorful imaginations and our... Because he can share with us with his wisdom. He back to join us for the yoga session earlier. Things roll, time rolls. In a very simple manner to a child. I think... And the second question is, well, it's actually more of a suggestion. When we all look, I mean, it's terrific to see so many young minds. So, my question... Quindi ecco qua ragazzi, non volevo continuare a parlare durante il vlog, quindi vi ho lasciato semplicemente a questa cosa invece che fare il voice over e vediamo un po' com'è. È stata un'esperienza fantastica, tutto velocissimo, tutto di corsa, però è bello questo speed, questa avventura e il fatto di essere lì con Sadhguru che aveva un'energia incredibile, sembrava di ascoltare una montagna che parlava ovviamente. È la prima volta che lo vedo in forma di yogi, quindi di guru, perché l'avevo visto a Roma e a Venezia per Safe Soil, ma era un'altra cosa, era per l'ambiente.
Questa volta invece parlare di Conscious Planet, parlare di creare un pianeta consapevole, della responsabilità che noi abbiamo come esseri umani di arrivare alla versione migliore di noi stessi, di stare in una posizione all'interno di noi stessi migliore, in modo che poi alla società, al mondo e anche a noi stessi siamo d'aiuto, invece che essere un impedimento, un limite. E quindi se iniziamo a essere più consapevoli, a diventare maestri di questi nostri strumenti come il corpo, la mente, eccetera, poi automaticamente anche il mondo ne risente, il mondo pian piano diventa più consapevole a sua volta. Quindi noi stessi, partire da noi stessi per poi arrivare a un pianeta più consapevole. Era quindi organizzato dal movimento di Conscious Planet e mi è piaciuto tantissimo. Parigi, bellissima, era la terza volta che ci andavo ma non mi aveva mai colpito così tanto. E mi sono fatto un giro, poi ho conosciuto anche influencer nell'ambito della crescita personale, della psicologia, ho conosciuto attori, c'erano ministri seduti a fianco a me, ero lì così, quindi ti sentivi importante, influencer con milioni di follower nell'ambito dell'ambiente, ho fatto network, è stato bellissimo, poi abbiamo aspettato Sadhguru alla fine che faceva la sua conferenza stampa, l'abbiamo accolto con i fiori e nel frattempo ho cercato comunque di godermi un po' le cose. Alla sera sono uscito, anche se era tardi, a vedermi un po' la festa della musica, vedere un po' di gente, c'era pieno di gente, e mi sono mangiato le crespelle, cose tipiche, ho fatto un giro davanti alla Torre Eiffel, mi sono anche perso un paio di volte con la mappa, però alla fine è stata veramente un'esperienza incredibile, molto veloce. Ho cercato di tenere la mia routine di yoga appunto per mantenere questo commitment di Conscious Planet, di arrivare ad essere il migliore di me, per poi fare in modo che il mondo diventi anche più consapevole nonostante tutto. Quindi un'esperienza veramente pazzesca, mi è piaciuta tantissimo. E inoltre ci hanno accolti con uno spettacolo bellissimo di Project Sanskriti, veramente bello, c'era anche la figlia di Sadhguru, Radhi, è stato veramente uno spettacolo bellissimo di musica e l'atmosfera e i balli veramente pazzeschi. E siamo fortunati ad avere uno strumento come un guru o come persone così importanti o come lo yoga, che sono proprio strumenti per arrivare, proprio pratici, a questa nostra versione migliore o maestria dei nostri strumenti di corpo, mente, energie, emozioni e tutto. Siamo fortunati, quindi dovremo sfruttarli perché sono lì, è spiritualità, è responsabilità senza nessuna etichetta di religione o altro, e quindi andrebbero veramente almeno un po' approfonditi o capiti. Non serve chiamarli yoga, non serve chiamarli religione, non serve chiamarli spiritualità, chiamatela come vi pare, è semplicemente arrivare alla versione migliore di sé, come vi ho detto. Quindi è mia responsabilità, è vostra responsabilità, è responsabilità di tutti, e diventare più consapevoli. Ed è qualcosa che sicuramente inizierò ad aggiungere sempre di più nei miei contenuti, siccome inizia a far parte sempre di più della mia vita. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, grazie mille per aver seguito il vlog, lasciatemi un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram se volete darmi un'occhiata, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!